Buongiorno e benvenuti a Misitano. Misitano è una piccola frazione del comune di Casalvecchio e in questa frazione di Misitano si venera la Madonna Santissima della Lettera. Alle mie spalle vedete la chiesa parrocchiale. Questa chiesa parrocchiale che ha più di 100 anni di storia, questa chiesa parrocchiale che accumula a sé oltre questa frazione anche la frazione di Rimiti che si trova a poco meno di un chilometro da qui e poi le contrade di Misitano Inferiore, di Giovannella e di San Filippo che appartengono sempre al territorio della parrocchia e al territorio del comune di Casalvecchio. Questa chiesa che dicevo ha poco più di 100 anni di storia e che è frutto della devozione, dell'attaccamento dei parrocchiani alla Madonna della Lettera. Prima di questa chiesa sorgeva un'altra piccola cappelletta che era sempre dedicata alla Madonna della Lettera e che poi con gli anni, anche con la popolazione che in quel periodo aumentava, si è ritenuto opportuno costruire questa nuova chiesa parrocchiale. Ci ritroviamo all'interno della parrocchia della Madonna della Lettera di Misitano, questa parrocchia che nasce in due, questa chiesa, questa struttura che nasce in due momenti, prima la parte più bassa e poi la parte più alta. Questa chiesa poi diventata e riconosciuta parrocchia nel 1983 prima e poi iscritta al registro delle persone giuridiche nel 2000, è stata voluta, desiderata dai parrocchiani e dal grande Monsignor Ferro che qui ha lasciato un ricordo indelebile con la sua presenza, con la sua pastorale, con la sua grande devozione alla Madonna. Questa parrocchia che custodisce la bellissima statua della Madonna che è stata acquistata da alcuni devoti qui della comunità festeggia la Madonna della Lettera ovviamente il giorno liturgico, il 3 di giugno, anche se poi la festa esterna, la festa grande che ancora oggi attira e richiama tanti fedeli che abitano ormai fuori dal territorio, viene ricordata, viene celebrata l'ultima domenica di luglio. È una festa molto sentita, una festa molto partecipata, dicevo una festa che richiama questo senso di appartenenza alle origini, questo senso di appartenenza al luogo dove si è cresciuto e dove si è ricevuto il dono della fede. Evidentemente se questo è rimasto ancora oggi nei piccoli e nei grandi, vuol dire che coloro che hanno trasmesso la fede, coloro che hanno trasmesso la devozione alla Madonna sono stati così bravi, così incisivi che è rimasto nel cuore di tanti, dicevo che ormai non abitano più qui, ma che ritornano con piacere a celebrare la festa della Madonna della Lettera. Questa chiesa è stata, costruita quasi un secolo di storia, però è stata consacrata e dedicata proprio l'8 marzo dell'anno scorso, del 2019. E giorno domenica 3 marzo qui c'è stato il nostro arcivescovo Monsignor Giovanni Accolla che ha consacrato l'altare, ha dedicato questa chiesa intitolandola proprio alla Madonna della Lettera. Nel giugno precedente Monsignor Cesare Di Pietro, il nostro vescovo ausiliare, ha avuto la gioia di incoronare l'immagine della Madonna della Lettera. C'è stato un tripudio di partecipazione, di presenza e ancora una volta hanno espresso questo grande affetto, questo grande amore alla nostra Madonna della Lettera che è titolare della parrocchia ed è patrona della nostra arcidiocesi e della città di Messina. A lei vogliamo rivolgerci sempre perché custodisca questa comunità, custodisca la nostra arcidiocesi, custodisca il pastore che guida il gregge di questa arcidiocesi. Volevo ringraziare anche coloro che mi hanno chiesto di fare questo
breve video, perché anche noi vogliamo unirci insieme alle altre comunità della diocesi che venerano la Madonna della Lettera, perché sentendoci insieme, sentendoci uniti, ecco, possiamo sempre gridare o della Lettera Madre Regina, che salvi Messina, ma che salvi il mondo intero da questa pandemia, ma che ci preservi sempre dal peccato.